con il cap arancio al largo Thibaudeau. Siamo ai 400 finali. Allunga Recob sotto la minaccia di Freedom Holder e di Lorenzo d'Arcadia, al largo di tutti Thibaudeau che prova a fare finalone, sta allungando Recob che a 250 ha preso tre lunghezze di margine nei confronti di Freedom Holder e di Lorenzo d'Arcadia, Recob da solo al comando, Recob con un abisso rispetto ai suoi avversari e questa volta c'è, sono 1200 metri, arriva finalmente questa maledetta 2000, Freedom Holder in seconda e al terzo Lorenzo d'Arcadia. Allora, stiamo facendo un'intervista quasi in diretta. Dario, dopo 2000 vittorie fai anche il cameriere. Eh sì, faccio il cameriere, ma oggi dai, oggi ne vale la pena. Poi qui ho i signori che hanno contribuito a questo traguardo, perché chi meglio di loro mi mette su i cavalli che vincono. Qui ovviamente siamo per la televisione, prima l'abbiamo fatto anche per l'ippodromo. Una domanda che ti rifaccio: 2000 vittorie sono un traguardo importante, immagino per uno come te che non vuole perdere neanche quando giochi a scopa. Vabbè, continuiamola intanto. Quindi per quel punto mi sono anche fatto la doccia. Puzzo anche di vino, così almeno abbiamo scoperto perché non vincevo, ero ubriaco. Un agghiacciato ho contribuito a dartelo anch'io l'altro giorno. Ma sì, ma io ho speso delle parole a tuo favore perché, come vedi, c'era grossa enfasi perché io vincessi questa corsa e ho portato tanti a esultare e a sbagliare, come è successo con te. Ma anzi, ringrazio, e forse questo è il bello veramente dell'ippica, che quando c'è qualche traguardo importante, in tanti riescono a condividere queste gioie. Ovviamente la domanda classica che si fa in questi casi, a chi è il ringraziamento maggiore? Ma ringraziamento maggiore, ci sono milioni di persone, ma penso e sento di ora mi viene anche il magone. Oh, colpo di scena! No, lo voglio dire a mia madre che è sempre stata, Nel tuo cuore e in tante altre sempre parti. stata la mia prima fan. Certo, ci mancherebbe altro, anche perché ti ha fatto bene dal punto di vista ippico, male dal punto di vista caratteriale, nel senso che qual è secondo te, la tua caratteristica caratteriale che ti ha portato a un simile successo? Forse hanno contribuito tanto gli insuccessi del mio inizio carriera, mi hanno forgiato, mi hanno fatto tirare fuori forse la parte che si vede che magari non piace a tanti, la testardaggine, forse quel lato di carattere che non si sposa tanto con chi veramente non mi conosce. Mi ha forgiato, mi ha tirato fuori la grinta, secondo me. Il fatto di aver voluto lavorare sodo per diventare, perché non mi sento di essere nato un fantino oppure un talentuoso, perché quando uno nasce talentuoso fa delle cose che magari gli vengono senza dover fare chissà che sacrifici.